quante volte sono passato di qua? Almeno un milione. Di questo paese ormai conosco tutto, le vie nascoste, i suoi ritmi, le persone che sono in giro in ogni fascia oraria, i bar, l'ubriacone del villaggio, insomma tutto. Chi nasce in provincia o scappa o muore lì. La vita in paese ha un ritmo tutto suo, lento. Per noi ragazzi non c'è mai niente da fare. La noia è la nostra più fedele compagna. Quando esci con gli amici non sai mai cosa farai. Può capitarti di peccare una giornata fortunata, oppure si va avanti a parlare di niente e a chiedere ogni mezz'ora. Oggi come? Cosa facciamo? E i giorni passano, vuoti e uguali uno all'altro. Io e i miei soci ci becchiamo sempre al parchetto. Stiamo ore ed ore a parlare su una panchina. Parliamo soltanto di fantacalcio, schedine e ragazze. Ma ogni tanto parliamo anche di argomenti seri. Si passa dal discutere di politica a litigare su chi sia il calciatore più forte del mondo. Ah, per me è Messi, eh. Lui è Tommy, ma tutti noi lo chiamiamo il Pepe. Ormai sono ben 5 anni di fila che vince quel maledetto fantacalcio, con 10 giornate d'anticipo. Sa sempre tutto. Conosce pure i panchinari dell'ultima squadra in classifica della Serie C. Quando arriva Merio, che nel baule ha sempre il pallone, tutti noi ci trasformiamo. Merio è quello un po' più strano del gruppo. Nel baule della sua macchina c'è sempre di tutto. La strada improvvisamente diventa Wembley. E il portone della chiesa diventa la nostra porta, ma non ditelo al prete, mi raccomando. A volte si va avanti anche tutta la notte, finché il pallone non finisce nella casa dei vicini. Dove andate a giocare? Dove si può? Di là non va da nessuna parte, andate nel parco. Avranno la collezione dei nostri palloni, non ce ne hanno mai restituito uno. La noia ha portato tanti ragazzi a divertirsi in altri modi. Alternativi, diciamo. Ma il fatto è che in paese sono in pochi a pensare a noi ragazzi. C'è chi tutti i giorni va al parco per cercare qualcosa da fumare e chi invece si beve una bella birra fresca. Non siamo tutti così, ma andate a dirlo ai vecchietti del paese, che pensano ancora che qualche mazzata sui denti possa servire ad educare una persona. Una cosa è sicura, la gente in paese non fa altro che lamentarsi. È sempre colpa di qualcuno. Verso sera il mio amico Joe mi chiede di andare sul monte. Lui è un tipo sempre carico, rumoroso, festaiolo. Ha sempre una canzone nuova, sconosciuta da farti ascoltare. Mettiamo su un po' di musica. Ma sveglia però, dai, mettiamo su un po' di musica. È lo spacciatore di talenti emergenti. Nuova, dai, gnari, fidatevi. Bomba, c'è una delle tue, fa cagare. Senti. Siamo un po'. Oh, va bene così. Non è mai. Lei è Sara, la mia sorellina. È una grandissima rompipalle. Si è unita alla nostra compagnia perché mia mamma mi costringeva a farla uscire con noi. Ed ora è entrata a far parte del gruppo. E le vogliono tutti bene. E anch'io tutto sommato. Ogni volta che salgo sul monte, vedo la città, così grande e piena di luci. In quel momento mi accorgo che oltre al mio paesino di 8.000 abitanti c'è un mondo. Il fatto è che la provincia e la vita di paese ti divorano. In città conosci tante persone con una mentalità più aperta. Non è che in paese non sia così, ci sono alcune rare eccezioni. I giorni e le settimane sono sempre uguali in paese, la gente non fa altro che giudicare e nessuno si fa mai gli affari suoi. In città hai molti stimoli, molte attività e occasioni, ma io non ho nemmeno la patente. Che palle, se potessi giuro scapperei. O forse no. Non lo so, forse in città mi sentirei perso, uno dei tanti,
mi troverei un po' fuori luogo. La gente corre, non ha nemmeno del tempo da dedicarti per due parole. In paese invece mi sento più sereno, lontano dallo stress. Forse è un po' troppo. Allora iniziamo. Lasciamo iniziare. Giletto. Dai, a me ti serve un fazzoletto qua. Scattando. Ma è caduto. Mi servono già i cani. Vabbè, non dovevo tanto pisciare. Il cane perché salta di là, siccome avete dei piedi marci. Abbastanza. Sicuramente vanno di là. Ma che cazzo è? Ma va a ciapare del kill, va là.